Sesta corsa, un bel confronto per buoni soggetti di 4 anni. 1 Ghost Gun, 2 Elva Jet, 3 Helmut, 4 Hercules Bar, 5 Charlie's Magic, 6 Elohim di Venere, 7 Hermano Jet, 8 LOD ZS. Macchina prende velocità, si prepara lo stacco. Andati. Elva Jet, Hercules Bar, Elohim di Venere, i tre preventivati attori della fase iniziale si danno battaglia con Elva Jet che è al comando, passa Hercules Bar, si deve adeguare in terza posizione Elohim di Venere, poi Ghost Gun precede Helmut, quindi Charlie's Magic, ancora Hermano Jet, mentre ha perso numerosi metri Elodie ZS, sposta subito Helmut che si scopre sulla stoppata drastica imposta da Hercules Bar, lo raggiunge a spesa 0,37 per i primi 400 di corsa. Hercules Bar al comando, Helmut al suo esterno, in corda Elva Jet, seconda pariglia per Elohim di Venere che precede Charlie's Magic, poi Ghost Gun, terza in corda, avanti ad Hermano Jet. 647, si va piano al passaggio davanti alle tribune con Hercules Bar e Francesco Paolo Caruso al comando, Helmut all'esterno accompagna, in corda Elva Jet, in pariglia Elohim di Venere, 1 e 2 per i primi 800 metri di corsa tattici. Hercules Bar prosegue in vantaggio, Helmut sempre all'esterno, Elva Jet ed Elohim di Venere seguono le mosse dei primi, poi Ghost Gun e Charlie's Magic, 1,17,4 il primo chilometro, ancora di conserva sulla curva. Hercules Bar allunga in progressione, Helmut sempre al suo esterno, in corda Elva Jet, in pariglia Elohim di Venere a 400 dalla conclusione, la rete di line 14-1, c'è l'accelerazione secca da parte di Hercules Bar che prova a respingere Helmut, il quale insiste sul passo, in corda Elva Jet, poi Elohim di Venere che viene in terza ruota all'ingresso della dirittura d'arrivo, in vantaggio Hercules Bar, a largo Helmut tra i cavalli, Elva Jet che prova ad andare in open stretch, in vantaggio Hercules Bar, Helmut che insiste sul passo, Elohim di Venere che scatta, Hercules Bar in vantaggio nei confronti di Helmut che ci prova, Hercules Bar che si salva da Helmut al terzo, Elohim di Venere, 28-9 da arrivare, 1,14,8 ragguaglio cronometrico per il successo di Hercules Bar, Francesco Paolo Caruso in salchi per il training di Gennaro Casillo, Francesco Paolo Caruso che è anche proprietario del 4 anni da Wishing Stone che si impone in percorso di testa, viene a vincere nei confronti di un ottimo Helmut che gli gira di fuori tutta strada, al terzo posto finisce Elohim di Venere, successo di Hercules Bar, Francesco Paolo Caruso.